Parliamo di motori, parliamo di due ruote, parliamo di passione, una passione lunga oltre 30 anni, con un pilota, un appassionato del territorio canavesano che in questi anni ha coltivato appunto l'amore per questo sport, questa disciplina anche in forme diverse, e oggi trasmette questa passione, ha trasmesso questa passione in famiglia e quindi anche l'opportunità di condividere l'amore per il motocross con appunto proprio figlio. Siamo con Walter Poino. Buonasera, Ciao a tutti, Walter. ciao, Ciao. grazie. Walter, con te appunto raccontiamo un attimino, volevo chiacchierare un po' di sport, in questo caso di due ruote, ma anche raccontare un attimino quello che è il sacro fuoco che ti porta dopo, diciamo, 35 anni di passione a continuare a fare quello che è sicuramente una disciplina che è anche importante sotto tutta una serie di punti di vista emotivi e fisici, e soprattutto cosa significa anche correre con il proprio figlio, quindi aver trasmesso questa passione. Ma partiamo dall'inizio. 1985 inizia la tua carriera, raccontaci. Sì, nell'85 inizia la carriera, nei cadetti 80, che è poi l'attuale 85 di adesso, e avevo 15 anni. Quell'anno lì abbiamo corso insieme. Io facevo motocross 80, mio padre faceva sidecar cross. Ah, È quindi stato un po' tradizione. tradizione. Poi sono passato a cadetti nell'86, 87, 88, per arrivare a 89 junior nazionali, 250. Nel 90 c'è stato l'anno del militare, dove lì ho fatto veramente poco perché non si poteva Cioè, permessi, non aveva altri potevi avere. impegni. Esatto, bravo. 91 è stata una stagione con Yamaha, partita alla grande, bellissimi risultati. A metà stagione ho pensato bene di fratturarmi il polso in quattro punti, due operazioni, ferri, lì la stagione è volata così. Gli ortopedici mettevano in dubbio anche il futuro, perché mi avevano comunque detto potrebbe essere anche finita qua. È andata bene che era il polso sinistro, non il destro, quindi a sinistra c'è solo la frizione. È stato un anno così. Nell'inverno mi sono messo in sesto, 92 sono partito e colpaccio subito la grande, campionato regionale junior 125 vinto. È stata una soddisfazione immensa. Dopo un anno di stop e si pensava fosse finita, è stata Certo. veramente bellissimo. Poi si è andati avanti con Junior 93, 94, 95, fino ad arrivare al 2000, dove ho deciso di fermarmi. Non sentivo più questa cosa, Il sacro fuoco si era un po' sì, spento. si era spento. È stato bellissimo, però non avevo più voglia. Il 2000 è finito tutto. 2001 sono stato un anno così fermo, tranquillo, mentre il 2002 è partita una nuova esperienza, che è stata la Supermoto, che è stata un'esperienza bellissima, tanti anni belli, tanti secondi posti per arrivare a coronare tutto nel 2016 con la vittoria del campionato regionale e trofeo Nord Italia Metzeller, in un team privato montato pilota, un mio amico e una moto. È stata una cosa Vera, incredibile. proprio pura e semplice passione. Sì, lì ci ha portato proprio avanti la passione questo ragazzo, di Parma, Roberto Cavana, è un mio grandissimo amico. Siamo arrivati a coronare questa cosa, è stato bellissimo. Però a quell'anno lì, raggiunto l'obiettivo, ho detto basta anche qua, perché a parte che il motard era anche a livello economico importante la spesa, e poi mio figlio incominciava a dirmi voglio provare, voglio E fare, e ho allora. dovuto fare una scelta. Il problema è che lì è iniziata, il problema, la cosa bella è che è iniziata un'avventura di nuovo a due, come io e mio padre, dove lui nel minicross e io nelle varie categorie, ormai purtroppo oggi over. Passano gli anni, Passano gli Walter. anni, però siamo ancora qua, quindi va bene. Beh, la famiglia Boino, quindi alla fine dei conti, ha proprio Sì, avuto sì, sempre sì, il motore dentro di sì, sé, sì. quindi benzina nelle vene. Motore e cavalli, perché io ho anche una figlia e lei è appassionatissima di cavalli e condividiamo anche, cerchiamo di aiutare un po' tutti e andare avanti come passioni. Con mio figlio abbiamo cominciato nel 2019,
con qualche garetta per provare. E siamo partiti alla grande nel 2020, però abbiamo avuto sta sfortuna della pandemia. Certo. I campionati si sono ridotti da 8 prove a 5. Comunque si è fatto tutto il campionato 2020. Nel 2021 anche lì abbiamo raggiunto un bellissimo risultato insieme. Lui ha vinto entrambi i campionati, sia pista che fettucciato, motocross ASI. Uh-huh. E io ho fatto quarto nella over 40. E quest'anno lui, il passaggio nella 85, è stato bello, un po' traumatico, perché ogni passaggio è un po' certo. traumatico. E comunque ha fatto nono in campionato regionale. E io quest'anno invece mi sono proprio dedicato molto, perché ho fatto la due tempi, dove ho finito settimo, in mezzo ai ragazzini, è stata una bella soddisfazione a 52 anni, la over 50, dove mi è scappato il campionato per 10 punti, e ho finito terzo. Proprio qua a Rivarolo, l'ultima prova, mi è scappato per 10 punti. Durante la stagione ci sono state alcune prove dove le ho prese un po' sotto gamba, non ero così carico, e a quest'età è anche capibile forse. Beh, diciamo che sarà da stimolo eventualmente per il 2023 a dire sì. la fame, dire cavolo, mi è scappata sì. per così poco, questa volta ci riprovo. Sì, secondo me per fare dello sport ci va sempre degli stimoli, dei cambiamenti, devi sempre circondarti da cose nuove, altrimenti certo. diventa un po' monotono anche lì. Quest'anno ci sono di nuovo delle belle novità e vedremo, vedremo. Certo che appunto, dicevamo, è importante condividere le passioni con la propria famiglia, dicevi, figlio e figlia, cercare anche di riuscire a equilibrare le cose, perché ricordiamolo, tu 35 anni di carriera sportiva, ma da appassionato e tra virgolette dilettante, nel senso non sempre professionista che lo fa di mestiere, ma devi unire anche lavoro, famiglia con la passione, sì, quindi sì. ci vuole veramente... tanta, tanta volontà. Sì, sì, io mi sono sempre divertito lavorando, quindi rubi, tra virgolette, il tempo al lavoro per andare a allenare, anche se mi sono sempre allenato poco in settimana, posso contare sulle dita di una mano le volte che sono andato in settimana, sempre le grandi domeniche, grazie alla mia famiglia che me l'ha permesso. E la cosa bella, sicuramente, la cosa più bella è fare qualcosa con i propri figli, condividere le passioni, va al di fuori di risultati, al di fuori di sacrifici, vederli soddisfatti e tu soddisfatto con lui è la cosa più bella, che siano entrambe le discipline, perché moto o cavallo poco importa, l'importante è essere nello sport, secondo me. Certo. E questa è la cosa più importante. Se poi viene qualcosa di interessante più avanti, ben venga, oh, non ci tiriamo indietro. Però se viene, viene, se non viene... è bello divertirsi. Prima di iniziare questa intervista, appunto, sì, dicevamo anche quanto ci voglia dietro tanto, tanto lavoro, anche psicologico, perché finché sei tu che corri, e allora sai, oppure, o meglio, valuti in maniera diversa quelli che possono essere, tra virgolette, i pericoli di qualsiasi disciplina sportiva, certo. in particolare dei motori. Un'altra cosa è quando c'è tuo figlio sì. che corre. Io non pensavo, quando correvo io ero un ragazzino, 16-17 anni, mia mamma non veniva a vedermi e io non capivo, adesso capisco, io però devo essere lì perché lo stesso giorno corriamo insieme, noi corriamo insieme, le due categorie sono insieme la stessa giornata e è abbastanza duretta la cosa, si ha sempre paura un po' di quello che può succedere, però ci si affida anche al destino e non si può, può succedere ovunque. Certo. E in tutti gli sport si può far male. Mia figlia a cavallo si è fatta male e mio figlio in moto ancora no, speriamo. Tocchiamo per... giustamente gli scongiuri. Sì, un po' di ansia c'è sempre, però si va avanti. La passione secondo me copre anche tutto. Certo. Lo fai per loro, loro si divertono e... però è naturale che dalla rete speri che vada sempre tutto bene. Mentre su di te non ci pensi neanche, su di loro lo fai. Beh, però credo che tutti i genitori, sia così per tutti, in qualsiasi sport, in qualsiasi disciplina. Certo. Dicevamo prima, 2022 si è chiuso discretamente, 2023 quali sono gli obiettivi che si pone Walter, ma si pone anche... figlio, la figlia, per quanto riguarda... Certo. Allora, tenendo conto del fatto che dicevamo sempre prima,
E l'importante è divertirsi. Certo, no, no, il divertimento è al primo posto, senza quello non ci si muove. Ma per quel che riguarda me personalmente, l'importante è appunto il divertimento. Quest'anno ho dedicato anche troppo tempo e difatti il 2023 farò meno gare. Mi sono rimesso in condizione anche come cilindrata di moto di fare solo la over 50, che è la categoria mia, con i miei coetanei. Tra l'altro la correrai con che moto? Quest'anno Kawasaki. Kawasaki ha anche un perché 30 anni da Kawasaki, quindi era l'anniversario e ho deciso di fare con Kawasaki. Ah, ecco. Una cosa che mi è piaciuta, me l'ha ricordata un mio amico e ho detto ma sì, volevo cambiarla, ho detto facciamo con Kawasaki, visto che 30 anni fa correvo con Kawasaki. Ma così, per giocare, niente, sì, di... sì. Non c'è nessun... Poi ho trovato anche una bella moto e va bene. Mio figlio invece lui continua con Yamaha, il campionato regionale e il campionato di Fettucciati, lui fa questi due campionati e io sarò probabilmente in ambedue i campionati accorpato perché le due categorie corrono insieme. Mia figlia lei si diverte a cavallo e farà anche delle manifestazioni a cavallo, quindi andiamo avanti tutti, si prosegue, ci si diverte che è la cosa base di tutto. E questo è il messaggio che vogliamo anche lanciare, quanto è importante condividere con i propri figli. Bello. E i figli condividere con i propri genitori, è una passione perché molte volte sentiamo purtroppo di come in questo periodo, soprattutto negli ultimi anni, ci sia state anche, nonostante ci si sia avvicinati, delle distanze enormi tra generazioni, voi invece siete l'esempio che tra generazioni diverse, quando c'è qualcosa che ti unisce anche al di fuori della vita normale di tutti i giorni, eccetera, c'è una passione. È importante. Certo, no, no. Bisogna smussare un po' gli angoli perché non è facile andare d'accordo. A volte io per esempio mi reputo fortunato perché abbiamo un ottimo rapporto. Forse anche per questa mia ansia e paura non spingo, non pretendo. Sono molto contento quando arriviamo a fine giornata sani. E quasi quasi sto ottenendo di più, perché a volte se spingi, se pretendi da loro quello che non sei riuscito a fare te, non viene sempre, ti scontri e non vai avanti. Io invece ho un ottimo rapporto e ci divertiamo entrambi, perché vedo lui anche molto tranquillo, molto sereno, se va male una gara si rifà subito quella dopo, non... Sono contento del rapporto che si è creato, forse magari sono anche stato bravo a crearlo, non lo so, vediamo. Prendiamoci i giusti mezzi. Sì, secondo me non ho spinto, non sprono, lascio andare un po' come va e a volte è la cosa migliore perché non è anche giusto chiedere di più di quello che si può dare. È anche giusto che tuo figlio faccia le sue esperienze, sì. E poi eventualmente se avrà bisogno di chiedere qualcosa ci sarà papà. Sì, 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 ma lui chiede, certo. Però vedo tanti genitori a volte pretendere troppo e secondo me finisci per stufarli. È giusto lasciarli fare il suo percorso e le loro decisioni, dargli una mano, ma che la decisione sia sua, che imparino anche per il futuro, dovranno poi prendere decisioni. È giusto incominciare da piccoli. Giusto. Walter, io ti ringrazio perché soprattutto appunto abbiamo parlato di sport, ma abbiamo parlato soprattutto di famiglia e il concetto che hai espresso in chiusura di questa chiacchierata secondo me è proprio quello giusto che deve arrivare per quanto possibile di più, nel senso che facciamo anche, permettiamo anche ai ragazzi e ai giovani di fare le loro esperienze, eventualmente di sbagliare, seguendoli, ciao, dandogli i giusti input, così diventeranno, oggi sono giovani, domani saranno uomini e donne migliori anche grazie all'esperienza di papà e mamma. Certo, no, no, poi lo sport è importante, però secondo me va vissuto, si tende ultimamente a viverlo più professionale, meno con passione, va vissuto più con passione, poi il professionale viene dopo, se tu ci metti la passione sicuramente qualcosa esce di sicuro. Poi io vi ringrazio voi che siamo in contatto da tantissimi anni, ormai. Guarda, alla fine è la persona che ci unisce. Sì, sì, sì. E lo sport, sentimi dirlo, è una cosa che è una grande scuola di vita. Sicuramente. Ti permette di crescere e di maturare. Walter, grazie. Grazie a voi. Sarà un'occasione poi più avanti di tornare a parlare di motori e sicuramente Walter sarà di nuovo nostro ospite. Grazie.